Ciao a tutti e bentornati dal vecchio bastardo video in cui torneremo a parlare di Divite Timpera in attesa della release della versione 1.3. Il lavoro invernale da parte del team di Dresden e di tutto il team quindi di Divite Timpera continuano ad uscire alcuni. Eh, aggiornamenti per questa meravigliosa mod per Total War Warhammer, eh scusate, per Total War Rom 2. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che sotto al titolo in descrizione trovate tutti i link di tutti i canali che fanno parte della Click Del Sottosuolo. Mi raccomando, seguite anche gli altri. Se invece volete dare una mano al canale del Tarfone del vecchio bastardo, vi chiediamo semplicemente di iscrivervi, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei video che andiamo a rilasciare se questo video vi piace lasciate un like e aspettiamo come sempre i vostri commenti in merito non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere dalla pagina internet di dividetimpera mod.com la revisione eh, dei Galati, anteprima della, della lista aggiornata per la fazione dei Galati, eh, sempre regalataci da Custer, Torius e Cem. Queste unità e queste revisioni del roster saranno presenti nel prossimo aggiornamento della mod, la versione 1.3, che è il lavoro invernale che dicevamo prima. E possono essere anche provate in anticipo nel nostro attuale pacchetto beta submod barbarian. Se volete, andate sul discord di eh, Divine Tempora e potete vederne i dettagli. Qua. Uh, troviamo una descrizione storica dei Galati, un popolo celtico dell'Europa centrale che invase i Balcani durante il 270 a.C., prima di attraversare l'Asia minore e stabilirsi negli alto, alti piani dell'Anatolia. Dopo essersi ritagliati un territorio, i Galati rimasero un attore nella politica anatolica per quasi tre secoli, quindi un bel periodo. Originariamente erano composti da tre tribù, i Tectosage, i Trocmi e i Tolistobogi. Una quarta tribù gli Aegosage si unì a loro in seguito. Erano strettamente imparentati con gli Scordici e i Boi, ma i loro legami tribali si estendevano anche alla Gallia meridionale, dove viveva un ramo dei Tectosagi. Autori romani hanno riferito di aver trovato bottino dall'invasione celtica della Grecia in, tempi, in templi appartenenti ai Volsci Tectosage. Ma veniamo a quello che fa più eh, interesse per la mod e per il roster. In termini di roster, i Galati sono i più forti nella fanteria corpo a corpo. Attenzione, già un bel inizio, eh, proprio subito un, uh, una forte descrizione. Sono brawlers per eccellenza, quindi degli attaccabrighe, dei rissaioli. Essendo l'unica fazione celtica giocabile che può reclutare grandi unità di spade di terza classe, quindi di eh, tier 3. I Galati sono anche una delle due fazioni celtiche che hanno eh, l'accesso ai carri. Questi sono basati su una fonte di Luciano, un'antica fonte di sospetta affidabilità, ma comunque una fonte. Quindi qui la giustificazione storica, se volete, è un po' labile, è un po' flebile. Ma eh, hanno attinto a questa per dare eh, ai Galati dei carri da guerra. Se non altro, questo dà loro un modo per far morire i loro guerrieri ostile. Ma i giocatori audaci noteranno che i carri possono essere assolutamente devastanti contro le truppe armate alla leggera, che formano parti sostanziali dei primi eserciti orientali e quindi già qui abbiamo una descrizione di come usare i carri da guerra carri da guerra che hanno sicuramente un forte impatto o un forte bonus di carica ma attenzione come tutti i carri poi sono un po' leggeri nella mischia quindi utilizziamoli nel modo qui descritto quindi contro truppe armate alla leggera truppe di tiratori armate alla leggera ad esempio ma cerchiamo sempre di utilizzarli in modo logico e intelligente sfruttando il loro bonus di carica per poi ritrarli e preparare un'altra carica. Attenzione perché qui ci dice eh, la descrizione dell'aggiornamento dell sono truppe armata alla leggera che formano parti sostanziali dei primi eserciti orientali quindi gli esercizi orientali vanno a migliorare il loro aspetto eh, difensivo e quindi sarà da vedere se poi questi carri saranno utili anche nel medio-tardo gioco della, eh, delle proprie partite. Quindi aspetto che dovremo valutare in futuro. I lati sono rispettabili in molte altre aree chiave ma i giocatori potrebbero notare rapidamente una relativa debolezza nei tiratori a lungo raggio e nella cavalleria. Pesante, in particolare rispetto ai loro vicini orientali. Quindi, anche qui un'altra descrizione importante di questo roster: un roster che, eh, come tutti quelli che vengono fatti sia di base nel gioco vanilla da Creative Assembly che nella revisione i, eh, di video, timpera ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. Nel specifico nello specifico dei Galati, quindi, attenzione a lungo raggio, ma come lo stesso cavalleria pesante. Come ovviare a queste debolezze? Queste debolezze sono tuttavia facilmente affrontabili con un attento potenziamento con mercenari e truppe dell'area di reclutamento, tra parentesi AOR delle aree vicine. Un giocatore che sceglie di non fare molto affidamento sulle unità reclutate nelle aree di reclutamento delle aree vicine rischia di dover affrontare una bella sfida. Quindi sostanzialmente attingere ai mercenari e al reclutamento delle zone vicine per completare il roster dei nostri eserciti andando a reclutare quelle unità in cui i galati scarseggiano. A lungo raggio e cavalleria pesante. Se non si riesce a fare ciò, chiaramente andando a scontrarsi con le cavallerie pesanti delle fazze orientali, beh, attenzione, rischiamo di appunto di affrontare una bella e difficile sfida. I Galati beneficiano molto anche di altre riforme culturali, ottenendo l'accesso a soldati esperti che hanno servito in altri eserciti ellenistici durante le riforme Teurox e Torax, ci torniamo tra un po'. Pertanto l'elenco dei Galati presenta l'interessante realtà storica dei soldati celtici che combattono per i sovrani ellenistici imparando nuove abilità e guadagnando nuove attrezzature per poi tornare a combattere per la propria fazione, interessante anche questo sviluppo. A causa delle loro influenze romane storicamente attestate, i Galati hanno anche accesso a unità legionarie molto capaci. Quindi questo probabilmente, come scritto nella eh, prima parte di questa frase, probabilmente noi avremo questi miglioramenti con le riforme. Proseguendo, la Galazia trae molte influenze estetiche dal mondo ellenico che si riflette nell'equipaggiamento delle unità ottenute tramite incursioni, commerci o persino servizi negli eserciti ellenici come spesso accadeva storicamente ma ci sono anche indizi di altre influenze che sono migrate attraverso i Balcani e la Tracia e si sono stabilite in diverse zone dell'Asia minore. Infine, a causa del clima caldo dell'Asia minore, molti galati scelgono di andare a maniche corte o anche senza indossare i pantaloni, forse ispirati dai loro nuovi vicini, che non usavano i pantaloni, ma chiaramente dei gonnellini. Ma andiamo a vederle alcune di queste unità. Cominciando... Da questa unità di spade è un'unità di spade leggere. Come potete vedere, eh, privi sostanzialmente di armatura. Eh, si sì, hanno gli scudi, ma questo qui a sinistra eh, più che un vero eh, e proprio scudo tipico. Un Teuros, sembra quasi di vimini, per come è fatto. Quindi, un'unità sostanzialmente di 1. Proseguendo, questa è un'unità invece di asce eh, con eh, una uh, armatura media. Se ne vede alcuni, sembra metallica, questi un po' più indietro l'armatura. Armati eh, con, acce, con asce e, e sempre il tipico Teuros dei galli. Andiamo avanti. Una formazione, un'unità di lance, un'unità di lance non molto evoluta, non penso proprio che sia un'unità di tier 3 questa. E qui invece abbiamo un'unità di spade di alto livello, probabilmente di tier 3, guardate la differenza. Guardate eh, la tipologia delle armature eh, che chiaramente indicano un'unità di livello ben più avanzato. Molto bello questo eh. Guardate la fattezza di quest'elmo, un po' scomodo forse da portarsi, però tant'è. Qui un'unità di eh, lance rispetto alla precedente, unità di rango maggiore, direi da come sono eh, equipaggiati con le loro armature. Qui vediamo i pantaloni usati da molti, alcuni invece hanno il gonnellino. Qui un'unità di spade. Informazione quasi di muro di scudi, e qua un'unità di lance di eh, tir decisamente avanzato. E eh, potete vedere, infatti, la, eh, le armature ben più pesanti e ben più protettive. Anche se qui c'è un modello eh, che invece pare avere una Lino Torax come armatura. E, eh, eh, e qui torniamo sull'unità di spade, anch'essa pesante, eh, che è di livello avanzato. Si rivede questo elmo, secondo me è un po' scomodo, però tant'è. Eh, e credo che le immagini adesso ci portino a vedere i carri dei Galati. Eh, molto bella questa immagine, eh, molto fiero questo guerriero che... Eh, posizionato sul carro, eh, carro con un singolo eh, combattente non c'è eh, l'auriga eh, quindi eh, un'unità da carica probabilmente da corpo a corpo anche se qui vediamo una cesta forse per portare dei giavellotti magari avranno anche dei giavellotti da scagliare a distanza e qui torniamo sulla prima eh, immagine che abbiamo già visto approfitto di questa immagine per un discorso conclusivo <coughs> infatti eh, meglio ancora direi ecco di rimanere su questa eh, perché mh, diciamo con il termine che molte unità eh, della divide timpera siete avvezzi a sentire alcuni termini tipo teuros o thorax eh, andiamo un attimo a fare il punto su questi due vocaboli. Eh, la thorax era un tipo di armatura usata nell'antica Grecia, dall'epoca micenea fino all'ellenismo. Il termine thorax indicava armatura in generale, ma in contrasto con la linothorax si riferiva alle armature in metallo. Quindi, possiamo, eh, possiamo qui con questa immagine vedere. Armature in metallo, alcune eh, unità quindi, queste le thorax e probabilmente direi sostanzialmente che questo modello qui invece ha la lino thorax, che era un'armatura fatta con più strati di lino. L'altro aspetto evidente in tutte le unità che abbiamo fatto vedere, di cui abbiamo parlato anche in questo video, è lo scudo. Lo scudo, questo grande scudo ovale chiamato Teurox, eh, comunemente utilizzato da molti eserciti, eh, non solo galli ma anche se volete ellenistici, dal III secolo. Fu adottato probabilmente dai Galati, ma probabilmente i primi utilizzatori furono gli Illiri. Le truppe che portavano questi scudi erano conosciuti come teuroforoi termine che individua tempera trovate, no? Era realizzato in legno, rivestito in pelle e aveva un umbone metallico al centro. Questo è l'umbone metallico al centro che vedete in tutti questi scudi. Veniva afferrato attraverso l'impugnatura centrale, nella parte chiaramente posteriore che adesso qui non riusciamo a vedere, e, e alcune varianti dello scudo erano quasi rettangolari. Quindi questo un po' per fare il punto di questi termini che eh, ritroviamo spesso e volentieri in alcune unità già nel vanilla, ma molto, molto di più in divide e timpera. Non volevo fare assolutamente una lezione storica con ciò, ma dare un attimo di eh, spiegazione a questi termini che troviamo molto spesso. Beh, adesso è il vostro turno, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, intanto grazie. Se volete lasciare un like, cosa ne dite di questo roster? La descrizione che ne abbiamo è un roster che vi sembra interessante. La meccanica, la modalità del reclutamento dei mercenari e delle aree vicine per contrastare alcune carenze, altrimenti vere e proprie, dei Galati vi convince e vi piace la vostra e come sempre grazie a, ehm, a tutto quanto il team di Divity Impera per il loro straordinario lavoro che continuano a portare avanti. Credo che anche da parte vostra l'apprezzamento ci sia. Quindi dal vecchio bastardo un saluto a tutti quanti, grazie a tutti quanti per aver visto questo video e alla prossima. Ciao a tutti.